Allora, oggi sono qui con la nonna per commentare la nostra lettura di gruppo The Help. Vi anticipo già che oggi non commenteremo solo il libro ma anche il film, perché questa mattina l'abbiamo guardato insieme proprio per poterlo commentare, per poterlo confrontare con il libro, visto che è un film di cui ho sentito parlare tantissimo, come ho sentito parlare tantissimo anche del libro. Prima di iniziare con le nostre considerazioni, nonna, lasciate la parola, fai uno dei tuoi bei riassunti su questa storia. Tenterò, perché non è facile. È un po' come un mostro a 10 teste, non sai mai e non sai mai dove vai a parare. E soprattutto da dove partire. Né da dove parti né da dove arrivi. Cari amici, intanto vi saluto. Buongiorno. C'è da fare una premessa. Questo bel libro non solo è importante per tante cose, ma lo si legge con tanta piacevolezza. È un libro che ti scorrono le pagine e ti dispiace di arrivare alla fine, perché è scritto in modo stringato, in modo spartano. Non è condito da mille orpelli allo scopo di allungare il racconto, non ne ha bisogno. È come un resoconto fotografico, come una cronaca di guerra. Parliamo di tanti anni fa, ma assistiamo a una piccola svolta nella comprensione e nell'amore fra le persone. Noi sappiamo che comprensione e amore non sono molto facili a trovarsi, tante volte nemmeno nella propria famiglia, quindi figurarsi di fronte a persone che non conosci. Però queste persone sono dolci. Bisogna capire che al mondo non c'è nulla di più forte della dolcezza. E quindi c'è da sperare nel presente e nel futuro. Già sono cambiate molte cose. Qui spiega parecchie situazioni. La protagonista è una ragazza che non segue i sogni della sua famiglia, perché la famiglia la vorrebbe vedere sposata, sistemata, ma lei non desidera questo. Lei desidera qualcosa per se stessa. Lei desidera diventare giornalista. Lei vorrebbe poter parlare di tante cose per spiegarle, per farle capire. Un giorno si presenta a un caporedattore di un giornale e chiede lavoro. Combinazione, è andata via una persona che redigeva una pagina che si occupava di problemi domestici. E il caporedattore gliela offre e lei, qualsiasi cosa sia, la raffa. Però quando poi legge i quesiti che arrivano dalle persone alle quali lei dovrebbe rispondere, si trova in alto mare. Allora decide di chiedere a un'amica il permesso di poter parlare col suo personale di servizio a una persona di colore, perché ha capito che c'è qualcosa in questa persona. Soprattutto sa destreggiarsi bene in cucina. L'amica le dice: ma purché non siano troppo una perdita di tempo, insomma, perché ha anche paura delle reazioni di altre amiche, che insomma sono tutti succubi di una situazione anormale, perché chi ha più soldi e chi ha più forza di carattere fa soccombere gli altri, il che non è giusto. Comunque, allora lei propone delle questioni a questa persona, che si chiama Evelyn, ed è una persona molto molto molto
corretta, molto dignitosa, molto riguardosa. E questa persona riesce ad aiutarla in tutto e per tutto, perché sembra che abbia una risposta per tutto. Quindi la ragazza cura questa rubrica del giornale e il caporedattore ne è soddisfatto. Però lei capisce che questo è un inizio e vedendo tante piccole discriminazioni nelle varie case, capisce che bisognerebbe spezzare una lancia a favore di questa diversa integrazione. Ma non di persone che avvengono, anche la nostra integrazione, perché tutto sommato siamo tutti figli di Dio, tutti fatti uguali. E quindi le viene un'idea. Telefona a una signora di New York, notissima, che nel mondo del giornalismo conta molto. È un caporedattore, ma molto in alto. E le spiega il suo progetto. Si tratterebbe di far parlare qualche persona di servizio in queste famiglie di ricchi degli Stati Mississippi. Uniti, del sud degli Stati Uniti d'America, e indurle a raccontare qual è il loro rapporto con la datrice di lavoro. L'idea piace molto a questa caporedattrice, le dice, purché siano almeno una dozzina le persone che parlano per sentire le varie opinioni e purché questo resoconto mi arrivi entro Natale. La ragazza accetta al settimo cielo. Incomincia a saltare da una parte e dall'altra, convinta di aver trovato, e invece trova molta difficoltà nel far parlare queste persone, anche perché lei non si era resa conto delle conseguenze che si sarebbero abbattute su queste persone. E quindi Evelyn si chiude il proprio guscio. Ci sarebbe poi una cara amica della nostra Abilene, che però è diametralmente opposta a lei, ed è la simpaticissima, meravigliosa Minnie, una persona sorprendente. Sembra un uragano, non si ferma di fronte a niente, però subisce i pugni del marito padrone. Questo per far capire quanto questa persona è disponibile anche a dare in prima persona. Minnie è di una generosità incredibile, perché lei accetterebbe, sentendo Abilene che parla di questo mezzo progetto a mezza voce, sono come cospiratrici e lei sarebbe d'accordo, però naturalmente rimane perplessa, ma non perché per proteggere se stessa, ma perché capisce che se una dozzina di queste persone parlano e se per un caso vengono riconosciute, avrebbero delle conseguenze disastrose. Quindi lei riflette molto e poi decide di mettersi tranquillamente da una parte, facendo scudo alle altre persone. Nel caso venissero scoperte, sarebbe lei sola a pagare. E questa grandezza d'animo, questa grande forza di questa piccola, povera donna sfruttata è da prendere ad esempio. Scusa se ti interrompo un attimo, infatti il rischio che corrono queste donne è un rischio enorme perché non si parla solo di una discriminazione tra
concittadini, ma all'epoca c'erano delle vere e proprie leggi che delimitavano i confini tra persone di colore e persone bianche. Quindi le punizioni erano punizioni veramente terribili, oltre al fatto che molte persone scavalcavano queste leggi e anzi, in nome di queste leggi compivano atti terrificanti. Quindi il rischio che hanno corso queste donne è un rischio altissimo, oltre al fatto che se all'epoca perdevi il lavoro e si diffondeva la voce del motivo per cui avevi perso il lavoro, non lo trovavi più, non avevi proprio più possibilità. Certamente. Quindi un rischio grandissimo, Effettivo. enorme. Di cui forse questa ragazza non si rende molto ben conto, ma a me invece le idee molto 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 chiare. A un certo punto però capiscono, parlando fra loro, anche con altre amiche, a servizio sempre di persone bianche, che se non faranno mai niente, se non rischieranno mai qualcosa, mai nessuno udrà la loro voce. Ecco perché decidono di collaborare. E è già un minimo di 12 persone che riescono a trovare, ognuna delle quali racconta la propria esperienza. Fortunatamente ci sono anche delle esperienze altamente positive, certo, però ci sono delle umiliazioni inaccettabili, incredibili. Quindi inizia questo racconto fiume di queste persone, di quello che hanno dovuto subire, delle discriminazioni veramente gravose, dure. Se non che queste persone parlano a fiumi. Ma poi la ragazza deve passare le notti a battere a macchina queste Tutto di cartelle. nascosto dalla mamma, Come? tutto di nascosto dalla propria mamma. Certo! Diceva sempre che andava in chiesa, aveva da trascrivere testi sacri. La Quindi scusa. c'era una doppia lotta, ecco, contro quelli che avrebbero potuto proprio fare del male. Ma contro anche la propria famiglia, perché non sarebbe mai stata capita perché facesse queste cose. Lei era proprio una precorritrice dei tempi, era Sì, avanti. anche perché loro si rendono conto a un certo punto che se nessuno parla si continueranno a dare per normali delle cose che normali non sono. E quindi nella mentalità della mamma della ragazza, della protagonista e anche delle sue amiche, di tutte le ragazze che vivono lì, un atto del genere è un atto terrificante, anormale, non riuscirebbero a capirlo, cioè il tutto va fatto di nascosto, poi devono vedere solo il risultato, ma non il processo, altrimenti l'avrebbero impedito a tutti i costi. Assolutamente, quindi anziché trovare un aiuto, trovare uno sprone, deve nascondersi di fronte a tutti. E poi c'è il rischio di non riuscire a mandare questo resoconto a New York In entro tempo. Natale. Comunque lei ci tenta, passa giorno e notte, passa anche sopra problemi personali, perché nel frattempo conosce anche un giovane al quale lei dà la sua fiducia e che invece la fiducia non la merita assolutamente perché è una persona superficiale e egoista e con una visuale talmente modesta delle cose della vita che lei non potrebbe accettare. Ragione per cui si butta a capofitto su questo lavoro e veramente viene fuori un qualcosa di una confessione di cose serie, vere, veramente accadute. Quindi lei riesce nei tempi giusti a mandare questo resoconto a quella signora caporedattore a New York e quando questa persona legge e si innamora immediatamente sia dell'argomento,
sia del modo soprattutto in cui vengono esposte le cose. Capisce che questa ragazza è un ariete, non è qualcosa che si può fermare, è un qualcosa a un certo punto da premio Pulitzer. E quindi la raccomanda ad altri capi redattori che le offrono subito un lavoro a New York molto molto prestigioso. Lei parla con le sue amiche che l'hanno aiutata a costruire questo meraviglioso libro, questo meraviglioso queste confessioni di cose vere, e loro invece la spronano ad accettare, anche perché forse pensano che qualora questa ragazza possa avere una risonanza mondiale, anche forse i loro, e non solo loro, ma di tutti i problemi, potrebbero essere riesaminati, non dico cancellati subito, ma almeno riesaminati. Quindi la ragazza accetta, vola felice a New York, dove inizierà a vivere il proprio sogno, finalmente, lontano dalle da tutte le falsità di queste persone, perché poi più che altro sono modi di porsi, forse non li sentono neanche, ma devono mantenere questo distacco, questa alterigia, ecco. E chi rimane, ecco, purtroppo solo e indifeso, sono queste sempre le solite povere ragazze, che hanno aiutato tutti, hanno allevato i bambini con amore, facendo le veci proprio delle loro vere mamme, e si sono trovate sole, isolate. E a questo punto le sosterranno la loro comunità, cercheranno di aiutarsi in tutti i modi, però capiscono anche che il licenziamento è il male minore. In quel caso sì. Assolutamente. E poi, diciamo, le persone dalle quali hanno lavorato mettono in giro voci che loro abbiano rubato l'argenteria, cose... Una in particolare che è proprio la pecora nera di tutto il libro. E infatti mi riallaccio a quello che hai detto tu, a noi il libro è piaciuto, l'avrete capito fin da subito, però il finale ci ha lasciato un po' così, perché seguendo tutte le vicende di Abilen, io pronuncio male i nomi, perdonatemi, e Minnie, speravamo in un finale anche più, come posso dire, non di stravolgimento, però più glorioso, offrisse, anche per loro, che offrisse veramente una un speranza effettiva, perché alla fine questa ragazza ha avuto il suo cambiamento che comunque, essendo bianca in quegli anni, negli anni 60 in Mississippi, avrebbe magari potuto avere anche con un altro romanzo. Non lo so, non credo. Beh, non magari credo. Sì, comunque le possibilità ce l'aveva, invece per queste donne era veramente l'unica possibilità. E tra l'altro una cosa che volevo aggiungere è che Abilene, che è la prima che si lancia in questa avventura, è quella che appunto prende per prima il rischio, ed è forse secondo me quella che lo prende perché è quella che sente di non avere nulla da perdere, perché lei ha perso un figlio, l'ha perso in un modo tremendo, ed è rimasta sola, e quindi non si sente svuotata, si sente paralizzata in quella società, forse ha anche bisogno di una scossa, di qualcosa, di sentirsi di nuovo viva, quindi non ha nulla da rischiare, si butta in questa avventura. Io speravo in un gesto di speranza, sì, diversa. Ma anche che Miss Kitters aiutasse poi di più queste donne, non certamente. Lo so, questa è stata una mia... No, lascia un po' l'amaro in bocca. È vero, il finale? Perché fa capire una cosa comunque vera, che in qualsiasi modo si cerchi di far capire la verità a qualcuno che non vuole capirla,
non c'è niente da fare, batti la testa contro un muro di gomma. Sì. Fortunatamente con gli anni questo muro di gomma si sgretola. Sì. Intanto abbiamo visto che tutti i muri tirati su sì. poi venivano giù. Sì. Ecco, quindi forse è un segno di speranza, diciamo, generale. Sì, diciamo una cosa, che forse il finale effettivamente compatibile con i tempi. Noi sognavamo un finale un po' più da romanzo, un pochino più irrealistico se guardiamo. E comunque, passando un attimino alla struttura del libro, il libro è strutturato in un modo che mi è piaciuto molto, perché è diviso in sezioni e si passa dal punto di vista di Abilene, poi al punto di vista di Minnie e poi al punto di vista di Miss Keeter, cioè si passa attraverso tutte queste voci, e la cosa mi è piaciuta tantissimo. La protagonista del libro forse dovrebbe essere Miss Keeters, credo, però per me è Abilene, non so per te, nonna. Sicuramente, sicuramente la protagonista è Miss Keeters. La Miss Keeter. Ma questo personaggio importante è supportato dalla dignità, dalla forza di Abilene. Perché senza questa donna lei non avrebbe potuto fare nulla. No. Quindi è l'eminenza grigia nascosta dietro di lei. Ed è anche il personaggio più strutturato, più articolato, con più sfaccettature. Più avvincente. Sì, più avvincente. Minnie strepitosa, perché è di una schiettezza paurosa. È molto, molto, molto generosa. Sì, la questione della porcata. Chi ha letto il libro o visto il film lo saprà. Perché lei aveva ricevuto delle offese mortali da una di queste persone con la spocchia sotto il naso. No, non ne poteva più. E difatti, oltre a mettere in giro la voce che lei rubava l'argenteria, un giorno l'aveva cacciata come non si caccia via neanche un cane randagio, assolutamente. E allora lei si era vendicata portandole una torta. Ah, perché diciamolo, Minnie era la cuoca migliore tra tutte, quindi faceva queste torte strepitose. Un giorno porta questa torta che... alla sua ex padrona, diciamo, come un gesto di riconciliazione. Di perdono, anche, perché dice: mi scusi. E difatti l'altra l'accetta, ne mangia due fette addirittura, dice: ma... è diversa dalle solite, ma cosa ci hai messo? E lei sorride sotto i baffi, e aveva commesso quella che poi lei chiamerà nelle varie occasioni una porcata. Voi l'avete già capito. Esatto. Che scena, mamma mia, che scena, che scena. Ma perché lei è una persona sanguigna. Sì, è sì, una sì. persona che veramente vuole reagire. Sì, 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 e reagisce. Ma è la persona che, ad esempio, ci rimetterà di più che non Abilene, perché Abilene è sola, è vero. Non gliene importa più niente, lei si ha lascia... Ma invece Minnie ha dei figli, ha tanti figli da proteggere. Da tutelare, sì. Molto coraggiosa, molto E quindi coraggiosa, coraggiosa e generosissima. Sì. Perché si è offerta lei... Esatto, di prendersi tutta la colpa. Tutte le responsabilità, salvando... Le altre compagne. Poi, passando allo stile del libro, è uno stile molto scorrevole, molto diretto, che non si perde in chiacchiere inutili, nonostante comunque il libro sia abbastanza lunghino, quindi è molto facile da seguire, proprio perché non ci sono divagazioni inutili. L'unica cosa che io ho notato, a mio gusto, però può essere che anche la traduzione crei un po' questo effetto, a volte ho trovato le frasi molto frammentate, brevi una dietro l'altra, tante frasi brevi, ta 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 ta, e dicevo alla nonna mentre ne parlavamo prima, mi ha dato un po' l'effetto schedario, non saprei come altro dirlo, cioè tante frasi messe lì una attaccata all'altra, molto brevi. Ma non unite, non concatenate. Non fluidi, non molto fluido, non sempre, dipende dai punti, però al di là di questa piccola nota dolente a mio avviso, ma sono gusti personali, sembra una radiocronaca di una partita. Sì, a volte sì, molto schematico, però nonostante questo la lettura risulta molto piacevole. Come vi ho detto, è diviso in tre punti di vista e alla fine...
scopriamo, leggendo l'ultima parte, che molto probabilmente dietro il personaggio di Miss Kitter, sicuramente romanzato, c'è l'autrice, perché l'autrice racconta proprio nella parte finale di essere cresciuta in Mississippi, di aver avuto una domestica che è mancata quando lei aveva all'incirca 16 anni, che l'ha tirata su e con cui ha avuto un rapporto veramente meraviglioso. E poi quando è andata a New York, parlo dell'autrice, per questo dico ci sono tantissimi rimandi con la protagonista del libro, ha iniziato a farsi delle domande, perché ha detto: queste donne a cui noi vogliamo così bene perché ci crescono, poi diventano le nostre domestiche, e tutto quell'affetto che fine fa? Quel rapporto così speciale che fine fa? E allora ha cercato di dare voce a tutto questo. E comunque, vabbè, nella parte finale lo spiega molto bene. Ci sono diverse parti che mi hanno colpita. Comunque sicuramente è una biografia. C'è tanto, e secondo me Abilene e Minnie rappresentano tutte e due la signora che ha cresciuto l'autrice, certo, perché ad esempio certo. Lei alla fine dice che era una cuoca eccezionale, e Minnie è una cuoca eccezionale. Univa i vari. Sì, perché hai visto Abilene, in questo libro Abilene la troviamo che cresce una bambina piccola, Mea si dice, non mi ricordo come lo pronunciavo nel film, comunque cresce questa bambina e secondo me tante cose nel modo in cui vengono descritte sono le stesse che lei ha vissuto con la donna che l'ha cresciuta, quindi ha riversato in questo libro tantissima esperienza personale e tanti racconti che le erano stati fatti da questa donna che le aveva detto che all'epoca, se nascevi in una famiglia di colore, il tuo destino era quello di fare la domestica, non c'erano tanti altri sbocchi, non avevi la possibilità di fare altro. Quindi è un libro che comunque dà speranza alla fine, è un libro importante perché parla di un tema importantissimo che non va dimenticato, perché c'è ancora tantissimo da lavorare proprio su questo fronte. E come vi dicevo, noi abbiamo visto anche il film. Il film è molto simile al libro, ci sono ovviamente tante parti che sono state condensate perché altrimenti sarebbe venuto un film di 6 ore, però è veramente... Si richiama ai personaggi benissimo, anche ci sono tante parti che sono state proprio prese dal libro, cioè vengono dette tali e quali parola per parola, e questo mi è piaciuto tantissimo. La scelta degli attori, ecco, perfetta, ecco, perfetta, azzeccata la scelta delle persone, cioè sono loro, quando li abbiamo visti, noi avevamo letto prima il libro e li abbiamo riconosciuti al primo sguardo, come se già li conoscessimo. Sì. Scenografia pazzesca, vestiti pazzeschi anche loro, bellissimi, e un film che veramente merita di essere visto, tant'è che la nonna alla fine mi ha detto: forse ho quasi preferito un po' di più il film rispetto al libro. Io non saprei dirvi, perché l'ho detto anche prima alla nonna, non so se avremmo potuto apprezzare così tanto il film se non avessimo letto prima questo il libro. Questo senz'altro no. Perché avevamo alle spalle una complessità, tanti aneddoti, tante cose che... secondo me senza non saremmo riusciti a vivere certo, tutto il film... Certo. In quel modo, e va bene che già sapevamo come sarebbero andate le cose, ma in quanti punti ci siamo infervorate? Comunque l'importante è che questo libro e questo film hanno rispolverato, sì, riportato alla luce delle cose importanti, soprattutto hanno forse riaperto un dialogo. Sì, sì. E quando c'è un filo di speranza, bisogna capire che i tempi stanno migliorando. Speriamo, sicuramente rispetto agli anni 60 in Mississippi, grazie a Dio aggiungerei, sono cambiate tantissime cose, perché all'epoca le persone di colore erano veramente isolate dai bianchi, c'era un quartiere solo per loro, potevano prendere solo determinati pullman, scuole divise, c'erano delle leggi terrificanti, bagni separati, ospedali separati, e ci sono anche diversi aneddoti qua proprio riguardo gli ospedali, quindi veramente per fortuna un miglioramento c'è stato, però la strada
è ancora lunga, ci sono ancora tantissime cose da fare. Questo, sai cosa pensavo? Sarebbe, io so che ci sono tra voi dei professori, quindi lo dico anche per quello, questo sarebbe un libro perfetto da dare al liceo, alle scuole superiori, quel periodo lì, perché è una lettura attuale, come stile, mi riferisco allo stile, la storia leggermente meno perché negli anni 60 in Mississippi, quindi un pochino di meno, ma lo stile è attualissimo ed è un tema che va affrontato nelle scuole, è importantissimo, e secondo me affrontarlo attraverso questo libro potrebbe essere per gli studenti veramente una piacevolissima occasione. Bene, e direi che abbiamo detto tutto. Penso proprio di sì. Quindi, libro consigliato, film consigliato. Noi l'abbiamo visto il film su Amazon Prime, ve lo dico nel caso foste interessati e lo stesse. Oh mamma, non riesco a dirlo, vabbè. E lo vogliate cercare, ecco, mi sono tolta dal mio ingarbuglio. E niente, noi vi mandiamo un bacio alla fine. Oh, ricordo, come? Un bacio e ci vediamo al prossimo video. Anzi, io chiedo ancora scusa se mi sono dilungata, spero di non essermi resa pedante. No. Comunque, vi ringrazio del vostro ascolto. È un libro che ci ha dato molto da parlare anche dietro le quinte. È un libro. Sono tre giorni che non parliamo tanto. Quindi ed è bello quando è così, è bello quando un libro fa parlare, è bello quando c'è da dire, perché, ultimissima cosa, questo libro sì che porta avanti una battaglia, sì che porta avanti un messaggio, ma alla base c'è una bella trama, quindi si legge con piacere, sei avvolto nelle vicende, nella trama, e in più tratti un argomento interessante, però è un intreccio completo. A volte magari ci sono dei libri che hanno un bel messaggio ma sono carenti di trama e quindi sono più difficili da seguire, invece in questo caso, per questo libro, non manca nulla. Vi abbraccio con tutto il cuore. Alla prossima!